Napoli ha compiuto la sua missione a Milano, no? Quindi ha rimasto inalterato il vantaggio sul Milan, ma c'è un pizzico di rimpianto perché Napoli ha di tutto, forse i primi 10 minuti non ha avuto l'approccio giusto, il pareggio va bene. Diciamo che la situazione non è che tanto mi piacerebbe parlare di calcio, ma sicuramente ieri è stata una partita molto combattuta, una partita difficile, nel senso che anche loro sapevano quello che si giocavano e noi abbiamo messo il nostro per cercare di vincere quella partita. Sicuramente ci sta un po' di rammarico perché io credo che avevamo la possibilità di staccarci ancora di più di quella che c'era, che, diciamo, di quella che è la differenza col Milan, e vabbè, non siamo riusciti ad approfittare, diciamo, quel momento, ma sappiamo che dentro al campo ci sono anche degli ottimi giocatori, sono rimasti in 10 e quello conta nel momento di stare. Quindi noi dobbiamo guardare avanti, quello che è successo, quello che è passato, va bene, non si deve pensare più adesso. Sappiamo, diciamo, qual è il nostro obiettivo e cercheremo di continuare alla ricerca di quello che per noi sarebbe bello. Un obiettivo che in percentuale sembra essere blindato a questo punto, il secondo posto. E poi quanto ti è piaciuto quel gesto alto gol, perché la palla probabilmente era un po' troppo alta e abbiati quindi nel percentuale? Guarda, nel fatto di blindato, guarda, nel calcio italiano sappiamo che ogni partita è sempre diversa dall'altra e che può capitare e succedere qualsiasi cosa, no? Si può perdere, diciamo, va più in un fatto di concentrazione. Dipenderà da noi blindare questo secondo posto e continuare, diciamo, alla ricerca di quello che sta davanti a noi, che sarà molto dura, ma può succedere di tutto nel calcio. E dopo quella giocata mi è piaciuto che sia andato in un'altra maniera, però va bene, anche lui ha fatto il massimo e sappiamo che è un campione, ha fatto benissimo. L'ultima. Quanto ti piacerebbe giocare la Champions a Napoli? Cioè, nel caso di secondo posto definitivo, tu sai che qui la gente teme che tu poi possa fare una scelta diversa. Quanto influirebbe nella tua scelta il fatto di essere arrivati secondi e quindi avresti la possibilità di rigiocare la Champions a Napoli magari in condizioni diverse rispetto all'anno scorso? Sì, già l'anno scorso mi ha fatto un'impressione bellissima il fatto di giocare una competizione così importante come la Champions, con una squadra e una città che veramente a me mi ha dato tanto, come Napoli. E quindi io credo che oggi come oggi abbiamo una squadra un pochino più matura, una squadra che nel momento di giocare questi tipi di competizioni sarà ancora più all'altezza per affrontare quei tipi di partita. Quindi mi farebbe tanto piacere, ma tutti sappiamo il calcio come è fatto, tutti sappiamo le cose che ci circondano il calcio. E quindi uno va avanti così, come sempre l'ho detto, no? Io a Napoli, così come loro mi hanno dato tanto, io fino al giorno che ci sarò a Napoli darò il massimo, perché sono fatto così, perché mi hanno cresciuto così, e quindi quello sì, quello posso promettere, dare il massimo e impegnarmi sempre al 100% per vincere e per ottenere delle cose più belle e più grandi che esistono.